Chi va oggi a Varsavia si accorge che è una città ricostruita in fretta, quasi per dimenticare al più presto le rovine degli anni di guerra. Vedrà, poco distante dal centro, una lunga fila di edifici bianchi con un monumento davanti. È la zona del ghetto e quel monumento ricorda le sue vittime. Fin dal 1940, quasi mezzo milione di ebrei venne rinchiuso dentro un quartiere della città, incapace di contenerli tutti. L'intera zona fu recintata da un muro. Eccolo quel muro, come appare da documenti fotografici sottratti ai nazisti. Ogni strada era sbarrata. Chi entrava al di là di questo muro non aveva più scampo. Sentite, io vengo adesso dal Tempio. I tedeschi ci hanno proibito di fare le funzioni religiose. Il decreto è entrato in vigore questa mattina, assolutamente proibito. Sono venuti al Tempio e hanno messo un cartello sulla porta. Che cosa vi dicevo? Si comincia. Sono già 6 settimane che i tedeschi sono qui e non ti hanno ancora torto un capello. A Radon hanno bruciato una sinagoga. Smettila di brontolare, Spunt. Guarda il cielo, è aprile, è una bellissima giornata, te lo dico io. Si può seppellire la gente anche con una bellissima giornata. No, stai tranquillo, perché ho saputo da fonte sicura che in giugno i tedeschi lasceranno Varsavia. L'importante per noi è di non perdere la fede. Non c'è motivo di preoccuparsi. Sì, fastidi ne avremo, certo, molti anche, ma niente di più. I tedeschi non oseranno fare altro. L'opinione pubblica mondiale potrebbe non tollerarlo. L'Inghilterra e soprattutto l'America. Bene, aspetterò l'opinione pubblica mondiale. Intanto che l'aspetto mi butterò giù dalla finestra. L'opinione pubblica mondiale. Allora, si può sapere che cosa cerchi fra i miei tesori? Devo comprare un regalo per mia moglie. Oggi è l'anniversario del nostro matrimonio, il 5° anniversario. Vorrei comprarle un regalo, qualcosa in legno. Oh, guarda. Qui dentro ci sono tutte le canzoni della mia infanzia. Il primo amore. Chopin, Bach. Bach da solo vale 25 zloty da qua. Quanto? Ma perché devo mettermi a fare affari con te? Dammi 20 zloty! No, no, non posso permettermelo. Non hai qualche altra cosina? Qualcosa in legno, sempre in legno. Vediamo un po'. Vite, vuoi sapere dove essere comunità ebraica? A pochi metri da qui, il primo portone a sinistra. Tank. Bel giovanotto, eh? Un popolo d'atleti.
E la voce, l'avete sentita la voce? Dolce come il miele. Ci si potrebbe fare una torta. È stato gentile con te solo perché non sembri un ebreo. Dammi 15 zloty, prendila, corri via subito prima che cambi idea. Chiudo gli occhi per non vedere come mi derubi. Affare fatto. Ecco. Vengo dal consiglio della comunità. Abbiamo bisogno di voi. Venite con me, presto. 8, 10, ne mancano ancora 6. Dove posso trovarne altri 6? Venite con me, presto. Dove? Al consiglio. Ma siete diventati matti. Se io vengo via, chi è che mi sorveglia il carretto? I tedeschi hanno ordinato una riunione. Ci hanno dato 15 minuti di tempo per ordinare il consiglio. Venite con me, stiamo pigliando i primi che ci capitano. Lei, venga con me. Anche lei. Io? Sì. Mi sento onorato, ma purtroppo ho un impegno molto importante. Questo è più importante. Ma ce ne trovo un altro, per favore. La prego di seguirmi e venire subito con me. Io non c'entro, mi lasci stare. Ma lei c'entra e come? C'entra lei, i suoi parenti, i suoi 16 cugini. Ma ci guardi un po'. Abbiamo l'aria di consiglieri della comunità. Non è logico. Ma lei vive nella luna. Questa è una città occupata. E lei parla di logica. Venite con me, presto. L'avete visto? Quella carogna di un tedesco. Quale? Uno è passato di qui adesso, ha chiesto della comunità ebraica. È mezz'ora che gli corro dietro. Ha buttato giù una bambina da un tram in corsa. Perché? Perché l'avrà guardato storto. Lo avrà sternutito. Chi lo sa? Venite, dobbiamo prenderlo. Ah sì, come no? Prendi una brioche, corrigli dietro e tiragliela in testa. Ma potremmo saltargli addosso in una strada nascosta. Non dire stupidaggini, Khan. Occhio per occhio. Non è questione di un soldato. Qui si tratta di tutto un esercito. In 5 settimane hanno liquidato il Belgio, l'Olanda e la Norvegia. Insomma, vieni sì o no? Quando arriva la bufera, bisogna sapersi piegare. Se cerchi di stare diritto, il vento ti spezzerà le ossa. E quando ti sputeranno in un occhio, farai finta che sia pioggia, vero? Ciao papà. Ciao. Avete sentito? Avete sentito che cosa stanno facendo? Chi è che sta facendo qualcosa questa volta, papà? Ma dicono in giro che tutti gli ebrei verranno rinchiusi in un ghetto. Sì, i tedeschi stanno facendo una legge che obbliga a tutti gli ebrei di abitare in un unico quartiere. Questo. Ma non c'è da preoccuparsi perché ho già sistemato tutto io. Ha delle buone orecchie il signor Kribber. Appena ha sentito il rumore dei miei soldi ha detto che può incaricarsi lui a portarci nei quartieri ariani o a Cracovia o se vogliamo anche a Berlino. La cena è quasi pronta. Ti ho preparato il tuo piatto preferito, cavoli dolci bolliti. Grazie cara, ma devo scappare, andare subito in negozio. Ma devi mangiare qualche cosa, non puoi mica andare via senza mangiare niente, no, no. È tutto pronto. No, io devo scappare. Ma potresti fermarti almeno per... Anch'io non mangio in casa stasera, ho un appuntamento. Con chi? Con Stefano, il figlio del rabbino Masur, quello che abita qui sopra. Ancora? Solo una settimana che siamo in questa casa e già si comincia. Senti chi parla. E tu e sua sorella Rutka? È tutto diverso. Io cerco un'amicizia intellettuale. E secondo te io che cosa cerco? Ah, pardon. Ciao. Shalom. I tedeschi hanno convocato il consiglio. Per il ghetto? Ma cara signorina Abt, come le vengono in mente queste idee? Ghetto, roba da medioevo. Dovrebbe vergognarsi. Il Terzo Reich è una nazione moderna, una nazione aggiornata in tutto. Hanno dei pionieri nella prevenzione delle malattie. Per anni i medici hanno creduto che il tifo venisse diffuso dai pidocchi, sciocchezze. Qualsiasi buon scienziato nazista potrà dirvi oggi che il tifo è diffuso dagli ebrei. Volete difendere la salute pubblica? Semplicissimo, mettete tutti gli ebrei in quarantena
non in un ghetto. Le SS l'hanno detto molto chiaramente. Seuchen Sperrgebiet, area di quarantena. E quando? Da subito. Tutti gli ebrei di Varsavia, quasi 500.000, dovranno raccogliersi in un centinaio di isolati, come sardine in scatola. Vuole un po' di caffè, una birra? Sì, grazie, una birra. Ci hanno anche ordinato di procurarci del materiale da costruzione. Mattoni, calcina, cemento. E per fare una cosa? Ah, forse vorranno costruirci un teatro d'opera. E noi adesso? Che cosa facciamo? Beh, io credo che me ne andrò in Australia. E perché in Australia? Perché non ho mai visto un canguro. Ho sempre desiderato viaggiare. Grazie. Sì, avanti. Pronto? In un attimo. Raquel, c'è Stefan, io esco. Fantastico. È fantastico. I tedeschi annunciano che ci chiudono in un ghetto e non succede niente. Che cosa si aspettava? Non lo so. Qualcosa, qualsiasi cosa, almeno una protesta. C'è un vecchio proverbio che dice: se non puoi mordere, non far vedere i denti. È straordinario come lo fanno i tedeschi. Un passo alla volta, un colpo qua, un altro là. Una dozzina di ebrei presi in un ristorante e portati via per i lavori forzati. Ah, ci siamo. Invece no, tutto tranquillo. Beh, insomma, non è niente di così terribile. Congelati i depositi bancari, sempre tutto tranquillo. Proibite le cerimonie religiose. Niente, non importa, cose di poco conto. Qualcuno piange, qualcuno ride. Tutti questi piccoli provvedimenti, queste piccole leggi delle noie, dei fastidi, delle punture di zanzara. Non importa, solo un graffio. Nessuno sembra capire che a furia di punture di zanzare si può anche morire dissanguati. Ciascuno si preoccupa per sé, per la natura umana. Ma lei si sente solo. Sarebbe a dire? Beh, non lo so, mi sembrava che lei si sentisse solo. Lei è una strana ragazza. Che cosa c'è? Sta succedendo qualcosa di terribile da fuori. Che cosa? Non lo so, non riesco a aprire la finestra. Mi lasci andare, qualcuno ha bisogno d'aiuto lì fuori. Si occupi dei fatti suoi. Mi lasci andare. Non fa bene alla salute essere qui. Mi lasci andare. Cosa le succede? Non ha un po' di cuore? Vada via di qui. Che cosa pensava di poter fare là fuori? Via di qui. Avete sentito quel grido? Cos'era? Non lo so, non sono riuscita a vedere dalla finestra. Una bestia, una persona. Tu non hai visto niente? Stavano picchiando una donna per la strada. L'ho visto dalla finestra. E nessuno ha cercato di fermarli. Che cosa si poteva fare? Stefan aveva promesso di venire con me. Sai, stiamo cercando di organizzare delle mense per i rifugiati. Vieni anche tu, per piacere. Sì. Ti vuoi mangiare? Quasi pronto.
sai perché abbiamo dovuto venire ad abitare qui? La scuola? Ti ha detto niente a nessuno di quello che sta succedendo? Cioè? Dai nazisti? So che ci guardano male, ci costruiranno un muro tutto attorno. Un muro? Un muro, come uno steccato per tenerci tutti qui. Sei riuscito a scapparmi per una settimana, questo è il giorno buono. Tutti gli ebrei trovati senza fascia al braccio verranno arrestati. Ricamato a mano 5 slot, normale 2 slot. Norma. No, non posso io. Ah. Ah. Te la metto su io. Servizio gratis. E tu come ti senti? Non ti vergogni, sei fiero di te, eh? Hai un marchio su di te, come se ti avessero sputato addosso. Ti senti la stessa persona di prima, eh? Sì. Edo! Do you understand? Portare mattoni lì! Vengo. Dormite stelen! Mattoni presto! Vengo. Mordecai! Sta succedendo qualche cosa, Mordecai. Io non capisco. Sono andato al posto d'ingresso di Ponska e improvvisamente hanno messo dei cavalletti di filo spinato attraverso la strada, soldati tedeschi, mitragliatrici. Allora io mi sono avvicinato al soldato di guardia, ho fatto vedere il mio lascia passare, completamente in regola, perfetto, eccolo qua, il portatore autorizzato, c'è il bollo delle autorità, tutto, gliel'ho dato al soldato di guardia e questo me lo ridà indietro e dice non vale. Come non vale? Ma c'è il timbro ufficiale, mi è costato un patrimonio. E gli altri passaggi via Kroslama? Ma chiuso dappertutto, ma cosa succede? E non stai là! Prima Tony!
Allora non posso più tornare in negozio, siamo chiusi qua dentro. Altistare, porta Mattoni! Cosa succede? Mi dispiace, papà. Devo tornare al lavoro. Oh. Attenzione! Il quartiere ebraico è chiuso! Tutti gli ebrei che tenteranno di passare al di là del muro verranno uccisi! Attenzione! Il quartiere ebraico è chiuso! Tutti gli ebrei che tenteranno di passare al di là del muro verranno uccisi! Bolle, sai che ho sentito dire proprio in questo momento da persona degna di fede che il Papa in persona sta organizzando una riunione per tentare di fare la pace? Bene, gli mandi la mia benedizione. Che ti prende, Dolores? Cosa c'è? Dobbiamo avere pazienza, cosa vuoi? Verrà un giorno che Dio li punirà. Dio, ma c'è un Dio. E lo sai che cosa ho sentito dire? Ho sentito dire che verrà un inviato speciale dalla Svezia a tentare di salvare gli ebrei. Ah, l'ho sentito dire? Sì. E io ho sentito che dall'America ci manderanno un carico di tenaglie per strapparci via i sogni dalla testa. Rabbino, lei è una brava persona, ma assomiglia un po' a un grammofono. Ripete tutto quello che le dicono. Rabbino, mia moglie è malata. Sara? Ha il tifo. Per l'amor del cielo. E l'ha distesa sul letto che brucia di febbre. Il dottore dovrebbe denunciarla e così loro la mandano all'ospedale. L'ha visto lei, il nostro ospedale? Ah, è una meraviglia. I pazienti in due per ogni letto, ammassati nei corridoi. Niente medicine, niente raggi X, non c'è nemmeno un forcipe. Quando gli ebrei hanno dovuto trasferirsi al di qua del muro, i nazisti gli hanno alleggerito il bagaglio e così anche i medici sono stati privati delle attrezzature. Cari amici ebrei, lasciateci abbreviare l'agonia dei vostri malati. E ci hanno dato quell'ospedale. Un momento di pietà. Non andrai in quell'ospedale. Per portarcela dovranno passare sul mio cadavere. E come potrai impedirlo? Ho persuaso il dottore a non denunciarla. Oh, Dio sia lodato, c'è ancora un po' di comprensione umana. Al giorno d'oggi la comprensione umana è come tutto il resto, la si trova a prezzo di borsa nera. Scusa, non hai detto che il dottore... Per 200 zloty. No. No, non si dia quell'aria scandalizzata, rabbino. Il pesce cane mangia la ringa. E la ringa mangia quello che trova. Attenzione! Il quartiere ebraico è chiuso! Tutti gli ebrei che tenteranno di passare al di là del muro verranno uccisi! Bene, bene, sono proprio contento di averla incontrata. Ha bisogno di me. Mio caro Berso, quello che sto per dirle non l'ho detto neanche ai miei figli. Già, io non li capisco più, i miei figli. Non hanno più rispetto, non obbediscono più. E persino il più piccolo non mi dà più retta. E io li adoro, mi farei a pezzi per loro. Già, la settimana scorsa un tedesco mi ha preso a schiaffi perché mi ero dimenticato di togliermi il cappello. E questa mattina un altro tedesco mi ha preso a schiaffi perché mi ero tolto il cappello. Anche lei ha passato questa cosa, vero? Questa esperienza. Il giorno in cui i tedeschi sono entrati a Varsavia, io ho smesso di portare il cappello. E quello? Questo non è un cappello. Ah, appunto. Ho 52 anni, sono un'autorità in materia di pietre preziose. Sono anche un po' esperto, dilettante, sulla vita degli insetti, sì, api, farfalle, formiche. Si possono imparare un sacco di cose dalle formiche, Berson. Sì, hanno una disciplina stupefacente. Ecco, ho deciso di andarmene dal ghetto. E dove vuole andare? Ho degli amici polacchi,
Da 3 mesi studio il rituale cattolico. Sì, ci riuscirò, senz'altro. Mi mancano soltanto 2 cose, ecco. Qualche cura medica, e ho bisogno di trovare un dottore di cui mi possa fidare, e soprattutto che sia un esperto in chirurgia plastica. Ma perché mi viene a raccontare queste cose? Perché ho bisogno anche di una carta d'identità autentica, non falsa. La carta di qualcuno che è morto, oppure che se n'è andato dalla Polonia. So che si possono trovare pagando queste cose, basta conoscerne le persone adatte. Perché viene da me? E lei... Lei è un uomo pieno di curiosità. È un uomo che ha delle curiosità, sa dove prendere le cose. Dole! Verso. Ci penserò sopra. Va. Dolek. Perché non sei a letto? Ti stavo cercando. Credo che la febbre sia un po' calata. Vai, vieni. Darei chissà che cosa per un pezzetto di cioccolata. Lo sai che vado matta per i dolci. Dolek, che cosa sarà di me? Non agitarti. Vedrai che andrà tutto bene. Non lascerai, vero, che mi portino all'ospedale? No. Te l'ho già promesso. Non è vero che te l'ho già promesso? Sì. Cosa è successo? Ecco. Domani sera faremo un concerto. Verrai anche tu? Allora. Ecco qua. Un massacro di ebrei a Bialystok. Che cosa? Ma niente, niente. Non è successo niente. Il consiglio della comunità ha delle prove assolutamente certe. 2 soldati ubriachi che hanno trasceso. Io ho sentito parlare di massacro. E io ho sentito dire che queste voci sono state messe in giro da qualcuno di noi. Per agitare la gente, metterla in allarme. Cosa vorrebbe dire con questo? Senti, caro, io ti conosco fin da quando eri in fasce. Anche allora eri un esagitato. Bialystok è stato un avvertimento. Dobbiamo unirci e darne una legnata finché ne abbiamo ancora la forza. Ma non così presto, amico mio. Se cominciamo a fare qualche cosa, ci saranno degli innocenti che la pagheranno cara. Qualche sera fa, vicino alla fabbrica di spazzole, hanno buttato dell'acqua bollente su una pattuglia tedesca. Quelli hanno preso 20 donne e bambini, una mitragliatrice e chiuso. Per l'amor del cielo, svegliatevi! Dai, insomma, cosa dobbiamo fare? Difendersi, opporci? Una cosa semplice, vero? Ma se lo sai anche tu, che i tedeschi dispongono qui di un'armata intera di SS, con mitragliatrici, autoblinde, carri armati, la Gestapo, la polizia polacca. Ora dimmi tu come facciamo ad opporci. Con che mezzi? Con i denti, con le parole, con gli ombrelli? Avanti, dimmelo. Li combatteremo con le nostre mani nude! Vuoi sapere essere proibito di discussioni politiche? No? Tu idiota! Dar voi 5 secondi di tempo a sparire da strada! Via los! Con le nostre mani! Con le nostre mani nude! È tardi, devo entrare in servizio. Ufficiale Mazur, della polizia ebraica. Non ho ancora visto mio padre. Non credo che mi approverà. Perché? Beh, sai, un rabbino. Non gli piace il bastone. Dice che anche Caino aveva un bastone. Cosa c'è? Quell'uniforme. Sembri uno di quei poliziotti che danno la caccia a Charlotte. I tedeschi, lo sai, ci hanno offerto delle agevolazioni. Sicurezza per le nostre famiglie e via dicendo.
Ti piace il mio vestito? Me lo sono messo per il concorso di bellezza di stasera al Britannia. Dicono che sia il nightclub più elegante del ghetto. Hanno tutti i riflettori colorati, il pavimento luminoso. Sai, è tanto tempo che non vado a ballare. Ne ho voglia. Di qualcosa, parla con me. Credo che mi stia arrivando addosso un raffreddore. Mi dispiace. Harding. Davvero, sai, mi piace la tua uniforme. Mia. Anika! Io devo andare, tardi. Tutto bene allora. Anika! Mi sta cadendo tutto. La mia bella giacchettina pezzata. Le mie voi. Sì? Sì, mio caro. Che cosa posso fare per lei? Il barone Berson, caro barone, è arrivato proprio in tempo per il defilé. Questa è l'ultima sera che presentiamo le nostre pellicce. Quando devono essere consegnate? Domani. Me le immagino proprio le gloriose armate delle SS marciare verso Mosca con queste addosso. Addio, amore. Ah, e lei, Berson. Rachel, hai visto il mio berretto di pelo, quello con proprio orecchi? Prego, prego, Berson. Allora, ce li ha? Magnifico. Magnifico. Bravo. Venga. Tenga come un piccolo premio dato da un uomo riconoscente. Se li ha proprio meritati. Grazie. Grazie. Allora, l'avete trovato questo berretto? No. Ma è tutto sotto sopra. È impossibile trovare una cosa in mezzo a questo manicomio. Beh, oh, scusa. Quello che ancora ci mancava qui dentro erano proprio Rutka e il rabbino. Sono venuti a abitare qui stamattina. Penso che anche Sara e lei potreste venire ad abitare qui. Certo, più siamo e meglio. 5, 2, 7 e 2, 9. In tre stanze. C'è un sacco di gente che vive in 10 in una stanza. Con tante persone costrette a dormire per la strada non sta bene che una famiglia sola abbia un appartamento tutto per sé. Bene, ne parlerò con Sara. Secondo me è un buon segno che i tedeschi vogliano le nostre pellicce. Vuol dire che in Russia stanno morendo di freddo. Ma se almeno fossero inservibili. È semplicissimo. Adesso vi faccio vedere. Dunque, prima di tutto, scucire la fodera. Ecco. Poi prendete una lametta da barba e fate dei taglietti ogni 2 centimetri circa, ma non fino in fondo. Fate attenzione a non tagliare i fili che tengono insieme le pelli. E poi ricucite la fodera. Da fuori non si vede niente. Ma quando cercheranno di foderare con questa il soprabito di un ufficiale nazista? Andrà tutto in pezzi. Magnifico. Vado a prendere il rasoio di Mordecai. Una valigia? E perché? 2 o 3 vestiti vecchi che voglio cercare di vendere. Rachel, hai trovato il mio berretto? Ma allora è proprio vero. Mi scusi, ho un appuntamento. È la prima volta in vita mia che ho sentito dire una cosa e che non ho voluto credere. Che cosa sta parlando, papà? Che ne so io, di niente. È vecchio, sta parlando da solo. Rabbino, di che cosa sta parlando? Chiedilo a lui.
A me? Cosa mi hanno mai chiesto i miei figli? Io per loro non esisto. Che cosa sta succedendo? Dove vai? Sono un estraneo in questa casa. E già, tu per esempio, mi passi davanti, mi guardi, non mi vedi. Sono un mostro, non è vero? E già, io do le bustarelle alla gente, io cerco di arrangiarmi. E per questo sono un mostro? Eh? Me ne vado via dal ghetto. Vai via. Sono un mostro, tu! Vado dall'altra parte. Fra 10 minuti sarò un polacco. Ecco qua, carta d'identità, carta di registrazione, libretto di lavoro. Mi sono costato un patrimonio. Il prezzo per diventare un ariano è aumentato come tutto il resto. 18.000 zloty. E metà in dollari degli Stati Uniti. Assolutamente autentici, ve lo dico io. Assolutamente autentici. Perché mi guardi in quel modo tu? Eh? Io non sono niente per te. Lei crede di poter cambiare la propria fede come si cambia un vestito? Non ho bisogno di cambiare una cosa che non ho mai posseduto. Io sono un uomo pratico, rabbino. Sono un uomo pratico. La religione, la fede non mi è mai servita a niente. Non sono io che ho chiesto di essere ebreo, sono stati gli altri. Il suo corpo rega il segno della fede ebraica. Lei non può credere cosa non può fare uno specialista di chirurgia plastica. Sì. E lo specialista le ha fatto anche un altro cuore. Addio, Rachel. Abbiti cura di David. Addio, Mordecai. Tieni, alcune pietre preziose che sono riuscito a mettere da parte nel mio negozio. Prendile. Prendi. Vattene, papà, se vuoi andare, va via. Che cosa c'è? A dove vai questo? A dove va? Dall'altra parte del muro. Va via dal ghetto. Papà! Stanno preparando il treno per l'est. Ogni sera. Pare che cerchino soprattutto i vecchi e i vagabondi. Mendicanti, storpi, girovaghi, rifugiati senza casa. 6.000 al giorno. Se si va volontari, danno una razione di pane e marmellata. L'ho trovato! L'ho trovato! Ho trovato lavoro! Ci siamo consumate le gambe a forza di camminare. Saremmo state almeno in 12 posti! E quando i tedeschi hanno annunciato che chi lavora per loro non sarà deportato, ci sono scene incredibili davanti a tutte le fabbriche. Impazziti! Gente in ginocchio, ma proprio in ginocchio, che baciavano le scarpe dei direttori e che imploravano un posto. Saremmo stati in 500, tutti lì fermi ad aspettare, per ore e ore. Poi a un certo punto è venuto fuori un dirigente. A posto per tre, capirai, siamo in 500 e lui a posto per tre. Tu, poi ha guardato me e tu. Lo avrei baciato, a momenti mi metto a piangere. Dove sarebbe? Da Toeben, a riparare uniformi dell'esercito.
E lei? Ah, non importa. Troverò anch'io qualcosa. Guardate, un barattolo di vernice rossa. L'ho trovato nella strada del mercato. Possiamo darci lo smalto alle unghie? Fammi vedere. Anch'io ho trovato qualcosa. Un regalo per lei, rabbino. Lucida da scarpe. Per queste scarpe. mia cara ragazza, dare del lucido a queste scarpe è come dare del brodo di pollo a un cadavere. E chi le ha detto che sia per le sue scarpe? Lo sa anche lei, no? Che quando scelgono la gente da mandare all'est, prendono prima i vecchi. Lei si dà questo in testa e sembrerà Casanova. Pensate che li mandino con quei treni. Che cosa vorresti dire? Ma ce l'hanno detto dove li mandano. A lavorare nelle fabbriche, sul fronte orientale. Quegli spaventapasseri? Quegli spaventapasseri che abbiamo visto trascinarsi fuori dai cancelli, quelli vanno a lavorare nelle fabbriche? Su al nord stanno facendo piazza pulita nei villaggi. Una volta li mandavano qui, ma adesso pare che di rifugiati non ne arrivo più. Per piacere, a me oggi sembra di sognare. Non cominciamo con queste storie. Li chiudono nei vagoni e nessuno ne sa più niente. Non cominciamo! Oggi proprio non me la sento. Come sarebbe a dire nessuno ne sa più niente? Non possono mica sparire dalla faccia della terra. Quanti ne hanno già portati via questa settimana? 47.000. L'ho sentito al consiglio della comunità. Ecco, visto? Ormai è quasi finita. Stefan mi ha detto che ne hanno bisogno di 70.000. Ha letto l'ordine scritto del comando tedesco. Ne vogliono 70.000 e poi basta. Ancora qualche giorno e poi sarà tutto finito. E se non li portano le fabbriche? Dove li porta? E non stanno facendo piazza pulita soltanto al nord. Ieri sono arrivate notizie da Lublino. Hanno raccontato anche là la stessa storia che stanno raccontando qui e poi hanno cominciato a caricare la gente sui vagoni, ma non li hanno portati all'est. Uno di loro è riuscito a scappare, un cappellaio di nome Lipski, e ci ha mandato un avvertimento. Ma perché dici queste cose? Perché vieni qui a farci paura? Ma io stavo soltanto cercando di dirti che... Smettila! Non voglio sentire. Li chiudono nei vagoni e li portano in un campo. Non hai il diritto! Dole, Dole, ti prego, falla tacere. Scusa, cara, ma rifletti un momento. Perché ci dovrebbero massacrare? In fin dei conti noi lavoriamo per loro. Anche qui, nel ghetto, ci sono delle fabbriche che fanno uniformi, cartucciere, tascapani e Dio sa cos'altro. Siamo merce preziosa. Se Hitler vuol fare la pace potrà adoperarci come merce di scambio. Sì, cara, non ha senso. Ma che cos'è che ha senso? Usciamo fuori per la strada, fatemi vedere che cos'è che ha senso. Non so, avete sentito parlare di Frank Gehstein? È un soldato tedesco, un ragazzo, non può avere più di 18 anni, guance rose, volto che sembra un angelo. Bene, va in giro per la strada con un mitra in mano, ammazzare la gente senza una ragione al mondo! Un giorno ammazza gli uomini vestiti di blu, il giorno dopo le donne col cappello. Poi tira fuori un notice e segna quanti ne ha fatti fuori. Ma quello è un matto. Ma sì, non sono ancora civilizzati, ma sono pur sempre degli esseri umani. Noi non lo siamo, noi non lo siamo, lo vuoi capire?
Per loro ammazzare uno come noi è come per un macellaio ammazzare una gallina, non ci pensano neanche un momento. Se la gallina assomigliasse a un uomo, il macellaio ci penserebbe anche due volte. Ma è ridicola soltanto l'idea. E lei, Dolly, anche lei pensa che sia un'idea ridicola? Io penso che la vita è ridicola. Cosa ne pensa di Rublino? Pensa che sia uno stupido, cattivo scherzo, che non ci sia nessuna ragione di preoccuparsi? In Svizzera una volta ho conosciuto un ungherese che era convinto che la luna fosse fatta di formaggio. E sapete una cosa? In 3 giorni di discussioni non sono riuscito a dimostrargli che non era vero. E mi risponda, la smetta di recitare. Ma che cosa crede di essere lei? Un turista che viene dall'America? Uno spettatore con il biglietto in tasca per assistere alla rappresentazione? Ma quando le entrerà in testa che non siamo più dei bambini? Già, non siamo più bambini. Va bene, va bene. Quello che ci occorre è un nascondiglio, pieno di coperte, candele e cibo. Un posto abbastanza grande dove poter stare nascosti per giorni, per settimane. Abbastanza grande per contenerci tutti, se necessario. Non so, un granaio, una cantina, un buco sottoterra. Passo un sacco di tempo in giro a curiosare. Anch'io credo che ci tornerebbe utile avere un posto in cui nasconderci. E credo anche di sapere dove ce n'è uno. Dove? La panetteria di Menkes. Pare un buco in fondo al forno. Un passaggio verticale e poi scavare un rifugio sottoterra. Passare attraverso il forno. E Menkes come fa a fare il pane? Ah, può farlo benissimo. Noi siamo sotto, il calore e il fumo vanno sempre in alto. Mi sembra un po' fantastico. Ah, le ho procurato un libretto di lavoro falso. È una cosa che le può servire fino a un certo punto, ma per qualche tempo può tornarle utile. Grazie. Dolek, vorrei provare a mettere al sicuro mio fratello David, mandarlo con gli ariani. Lei crede che sia possibile trovare un nascondiglio per un bambino ebreo di 9 anni?
può scegliere fra due possibilità. Mandarlo con le suore cattoliche, sicurezza assoluta, nessun pericolo. E l'altra? L'altra è pericolosa. Un gruppo di bambini verrà portato in Palestina per una strada segreta, da Budapest a Varsavia, Istanbul, Palestina. A piedi. Gli ebrei sono della strana gente, chiamano questa operazione la passeggiata. Una passeggiata fino in Palestina. Proverò a chiedere a lui che cosa preferisce. Sono sicura che sceglierà la passeggiata. E quando potrà? Non lo so. Comunque, farò di tutto per sistemare la cosa al più presto. Perché lo fa? Comincia ad accorgersi che esistono anche gli altri. Come vorrei che anche lei fosse dei nostri. Non ho la stoffa del martire. Perché non diamo un'occhiata alla panetteria? È andato fuori un momento. Non ho fatto niente tutt'oggi. Eppure. Eppure sono esausta. E allora cerca di riposare. Papà. Ma come mai sei a casa a quest'ora? Devo parlarti. Che c'è? Dove sono gli altri? Sono di là. Che c'è? Ti senti male? Mi sembra di diventare matto. Papà, i tedeschi ci hanno dato un nuovo ordine. Ogni poliziotto deve portare alla stazione 4 persone al giorno, altrimenti deve andarci lui. Hanno continuato a minacciarmi di prendere Halinka. Io credevo che a stare nella polizia avrei potuto... Aspetta... Abbiamo trovato delle patate. Raquel farà la zuppa. Ne prendi un poco. Papà, pensavo che magari tu potresti venire alla stazione con me. E Benson ci ha trovato del riso. Sai il cielo dove l'ha trovato. Papà. Sì. Non sarà certo la minestra che ti faceva la povera mamma. Ti porteranno via comunque. Uno di questi giorni prenderanno anche te. Puoi salvarmi partendo qualche giorno prima. Stefan! Ti prenderanno e ti porteranno via comunque. Credevo volessi aiutarmi. Ma che cosa c'è? No, niente. Niente, niente. I miei capelli devono essere un disastro. Sposata, rimettimi giù! Ma sei proprio impossibile! Ma dove stiamo andando? Ma Menkes!
Vada! Führer, wo kommen die hin, die für den Transport bestimmt sind? Drüben. Weg! Runter! Ausweis! Melchi! Ausweis! Dokumenti! Ausweis! Dokumenti personali! Gesetzt! Das veito, là! Weg! Wer sind? Weg! Ausweis, Dokumenti. Freigestellt. Personerato, là! Ausweis, Dokumenti. Ausweis, Dokumenti! Besetzt. Das veito, là! Dokumenti. Etwas schneller! Questo! Du Bürstmacher. Fabrikante di spazzola. Ausweis, Dokumenti. Esonerato. Ah, là. Hier runter! Quelle parte! Ausweis. Ich will den Ausweis. Dokumenti personali. Mi hanno promesso un lavoro, sono una brava sarta, mi hanno promesso un posto. Io ho sentito il fischio e allora sono scesa, non ho avuto neanche tempo di mettermi un vestito decente, devo essere uno spavento. Può sembrare una vecchia, ma... voi non lo credereste, ho solo 29 anni. Se solo avessi un po' di rossetto, vedreste subito la differenza. Besetzt. Trasferita, là! No, 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 lasciatemi! Lasciatemi, io posso ancora lavorare. Sono ancora giovane, posso ancora lavorare. Sono una brava sarta. Io ve lo giuro, sulla testa di mia madre. Vieni qua! Via! Ausweis, documenti. Du gehörst zu der Arbeitsgruppe. Gruppo di lavoro. Freigestellt. Esonerato lì. Und du? Seine Frau? Tua moglie. Sì, sì. Auch frei. Esonerata. Halt du! Ausweis! Dokumenti! Non ho documenti. Ausweis! Ist der Rabbiner. Ah, du Rabbiner.
besetzt. Trasferito là! No! Signor capitano, quest'uomo è il padre di mia moglie. Io faccio parte della squadra di lavoro e ci hanno detto che le nostre famiglie non avrebbero dovuto... Quella. Quella è la sua famiglia, sì? Ma il padre di mia moglie... Oh, lei vuole andare con lui? E così? Bitte schön. Non potete. Non potete. Lei è stata esonerata, vero? Io penso che c'è stato uno sbaglio. Non potete. Stefan, diglielo tu che non possono. Tu andate a casa. Andate a casa, figlioli. E fatemi avere un'altra camicia alla stazione. Papà. Papà. Ausweis. Documenti! Paul Menkes. Becker. Panettiere, sì? Becker, Brot brauchen wir. Also frei. Esonerato. Ausweis. Documenti. Du Rachel Abt. Lederarbeiterin. Lavoratrice del cuoio, sì. Freigestellt. Esonerata. Un momento, per favore. Mi faccia dare un'altra occhiata alle sue carte, sì? Qual è la sua professione? Lavoratrice del cuoio. Salve, buongiorno, guten Tag, come state? Shalom aleichem. Jumpetle dai, jumpetle di. Versetzt. Jumpetle dai, jumpetle di. Was willst du hier? Salve, shalom, buongiorno. Trasferito via! All'est? Mi mandate all'est? Un uomo ammalato come me, voi lo mandate all'est? Un uomo che ha sempre delle macchie davanti agli occhi, che ogni tanto sviene, che ha dei colpi di caldo e di freddo. Vergogna. Esegui mani! Aspettate bene, capirete, la mia morte vi cadrà sulle vostre teste, capito? Andare all'est! Un uomo come me! Ich bin verständigt, was? Verdammt! Esonerato. Mi ripetire che la mia morte vi cadrà sulle vostre teste. Per andare all'est! Un uomo come me! Aufwende, Pontein! Preparare i documenti! Ausweis. Documenti! Den kenne ich. Du, Bertson Dolek? Sì. Zimmermann? Carpentiere, sì. Freigestellt. Esonerato. So, Kinder, sind wir fertig? Jawohl, Hauptschufe. Noch nicht. Was ist noch? Rüber zum nächsten Quartier. Aha, gut. No, 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 no. Uno momento. Altro quartiere, sì? Gehen Sie zu den Juden. Jawohl. Durchsuchen. Schnell. Jawohl, Herr Schufführer. Mitkommen. An die Mauer. Los, los, schnell. Ungetrieben wie Wind, ungeschlagen wie Wind, ungetrieben wie Wind, ungetrieben wie Wind.
Se vogliamo far uscire David, bisogna farlo subito, stanotte stessa. Non deve portare niente, né pacchi, né fagotti, nemmeno una camicia di ricambio. E fasciarsi i piedi con degli stracci, deve camminare senza fare il minimo rumore. Va bene. E lei? Io me ne vado con David. Quando ritorno? Non ho nessuna intenzione di ritornare. Perché dovrei ritornare? Io soffoco con questo muro attorno. Me ne sarei già andato fin da prima se non fosse stato per Sara. Ma adesso che ragione avrei di starmene qui? A parte quella di spaccare la testa a Stefani. Passerò a prendere David più tardi. Sì. Raquel, Raquel, di qua. Vieni. Vieni, devo prepararti. Preparami qualche cosa. Soltanto per una passeggiata. Ungeschlagene wie Wind, ungetriebene wie Wind. Oh, Lulu, Lulu.
Signori, penso che quest'oggi possiamo aprire la seduta con una notizia confortante. L'arrivo di alcune cartoline da parte di nostri amici e parenti che sono stati deportati sul fronte orientale. Ne ho fatta raccogliere qualcuna. Questo può provare che i tedeschi hanno mantenuto quello che ci hanno promesso circa la possibilità di darci del lavoro all'estero. Leggile, ti prego, Rachel. Il lavoro è piuttosto duro, ma ci danno da mangiare bene. Meglio che nel ghetto vieni a raggiungermi e chiedi di farti mandare nel campo 14. Tuo cugino Moshe Kazan. Le cartoline hanno cominciato ad arrivare la settimana scorsa con i timbri dei paesi e delle città sui confini con la Russia. Qui ci danno due pasti al giorno. La schiena mi dà un po' fastidio, ma sto meglio di dove sono adesso. Vieni anche tu, Nachum Freund. Le cartoline hanno già cominciato a girare e alcuni dei nostri uomini migliori cominciano già a dire di volersi far deportare. È un trucco. Come? Bisogna essere ciechi per non accorgersene. Irkel Freund dice che suo fratello ha sempre avuto mal di schiena. Ma tu credi davvero che queste cartoline siano autentiche? Sì, sì. Ma se tre giorni fa mi ha detto che erano false. Ho cambiato idea. E da quando? Da quando hanno portato via anche tuo padre, vero? Ma non vedete quello che stanno facendo? Per ogni dose di veleno ci danno un cucchiaino di speranza! Hanno detto che gliene occorrono soltanto 170.000. E ne hanno già portate via più di 180.000! Ascoltate! A suo tempo, c'è un ordine del giorno. Sentite, abbi pazienza. Io propongo! A suo tempo! No, adesso! Cinque giorni fa è venuto da me un ebreo della polizia. Ha il compito di aiutare i tedeschi a caricare la gente sui treni. Beh, allora? Allora, mi ha detto che un giorno ha mandato a memoria il numero di alcuni vagoni per vedere quanto tempo ci impiegavano ad andare all'est e a ritornare indietro. Ora, il treno è partito alle 10 di mattina e tutti e tre i vagoni che si era tenuto a mente erano di ritorno quello stesso pomeriggio. Vuoti. Un rapido ci mette almeno 20 ore per raggiungere la frontiera russa. Un treno di ebrei non viaggerà certo come un treno di lusso, no? Eppure, i nostri fratelli di Varsavia ci hanno impiegato soltanto 3 ore per andare a lavorare sul fronte orientale. È arrivato Slonim. Slonim! Siamo riusciti a far passare quest'uomo al di là del ghetto per investigare. Parla. Bene. La prima cosa che ho fatto appena al di là del muro è stata quella di cercare questo polacco impiegato alle ferrovie, sì, che una volta era un vecchio socialista. E come ti ha ricevuto? Non è che mi abbia buttato le braccia al collo, se è questo che volete dire. Ma mi ha detto quello che volevo sapere. Dove trovare i treni che vengono mandati all'est. Mi sono nascosto in un posto da dove potevo vedere e verso le 11 del mattino l'ho sentito arrivare. Un treno merci. Ma come fa a sapere che era il treno del ghetto? Li ho sentiti cantare. Cantare? In Yiddish. Qualcuno che cantava "Credo nella venuta del Messia". Il treno mi è passato vicino e poi ha voltato. Verso sud. E poi? Poi mi sono messo in cammino seguendo le rotaie. Ho camminato tutto il giorno. La notte ho dormito in un bosco. Il giorno dopo, verso le 11 del mattino, sono arrivato in una stazioncina secondaria. C'era un binario che si staccava dalla linea principale. Ho chiesto a un vecchio dove conduceva. E quello mi fa: fratello, ma in che mondo vivi? È la linea che va al campo degli ebrei. Il campo degli ebrei? Ma che cos'è, un villaggio? Come si chiama? Sì, è un villaggio. E subito fuori un altro villaggio. Si chiama Auschwitz. Auschwitz.
Tu lo hai visto, questo campo? Non si può andargli vicino. Ho chiesto a dei polacchi cosa succede là dentro. E cosa succede? Migliaia di ebrei entrano in quel campo. Ma nessuno esce. Solo i vestiti. Come solo i vestiti? Vestiti. Vagoni merci carichi di vestiti. Abiti da donna, scarpe da ragazzo, pantaloni, camicie. Vestiti. E è tutto? Migliaia di ebrei entrano ogni giorno nel campo. Ma roba da mangiare dentro non ne portano mai. E per tutto il giorno, sugli alberi, si alza del fumo. E la notte il cielo è rosso per le fiamme del campo. E dappertutto quell'odore. E adesso? Non può essere vero. I tedeschi non possono usare una cosa del genere. Io non ho il diritto di prendere la parola, ma penso che noi dovremmo... I tedeschi avranno pur bisogno di altre fabbriche, di altri laboratori. Facciamogli vedere che siamo utili. Forse... forse potremmo cercare di convincere il comandante tedesco del campo, offrirgli una somma per cercare di far cessare le deportazioni. Ma vedete, la questione è che non... Io non ho il diritto di prendere la parola! Rachel! Io... sono... soltanto un assistente del... del comitato, così mi chiamano. Ma qui si parla... ma che cosa siamo? Che cos'è questo famoso comitato di resistenza? Una macchina per fare il vento, un congresso di chiacchieroni? Ma 180.000 ne hanno portati via! Quanto basta per riempire un'intera città? Non capite quello che sta succedendo? Eh? Li bruciano! E questo mentre noi qui ci atteniamo all'ordine del giorno! A chi toccherà la prossima volta? A te, a tua sorella, a tua moglie? Migliaia di persone portate via così ogni giorno. L'unico che ho visto ribellarsi è stato un bambino che si è messo a gridare. Io voglio mangiare, voglio rubare, voglio sparare, voglio diventare tedesco! Ma perché ce ne stiamo tutti così tranquilli, eh? Nemmeno il più timido degli uccelli va a morte senza un lamento. Questo sarà l'eterno mistero, perché non ci siamo ribellati quando hanno cominciato le deportazioni. Avremmo potuto uscire fuori, dar fuoco a tutto, abbattere il muro. Ormai ci siamo coperti di vergogna ai nostri stessi occhi e alla nostra docilità. Non c'è servita niente. E voi credete che potremmo salvarci con il lavoro? Oppure pagando? Dobbiamo difenderci! Se non siamo abbastanza forti per difendere le nostre vite, beh, difendiamo almeno il nostro onore. Dobbiamo fargli vedere che gli ebrei sanno anche combattere. Da parte nostra? Naturalmente faremo tutto quello che è in nostro potere, assieme agli altri camerati del ghetto, per resistere. Tuttavia, signori, noi dobbiamo lavorare assieme ai nostri camerati polacchi. Sì, noi aspettiamo aiuto.
Noi aspettiamo aiuto da loro entro pochissimi giorni. Io confido, io spero che non ci siano stati dei malintesi. Sì, io confido, io... Io confido. Comunque è tempo di muoversi, insieme o da soli. Ho qui una proposta per unirci in un unico movimento di resistenza. Organizzazione rigorosamente militare. Credo si possano mettere insieme 600 combattenti. E dove troveremo le armi? Se non troveremo fucili e rivoltelle, adopereremo coltelli, bastoni, benzina, sbarre di ferro. Le nostre mani nude. Attenzione! Presentarsi immediatamente per l'esame dei documenti! Tutti fuori! Tutti fuori! Anzi, onda! Polizia! Ah, sono io, non si ricorda. Ufficiale Masù, polizia. Oggi grandi novità. I membri del corpo della polizia non sono più esonerati dalle deportazioni. Non è possibile. Il vostro comandante in persona ci ha dato la sua parola d'onore che non ci avrebbe mai mandati via. Beh, l'ha promesso. Traghi Beck. Ma non è possibile. Il vostro comandante ci ha dato la parola d'onore. Filetti e decinerea! E non andiamo mal! Hauptschulfieder, die Juden sind alle drin. Lassen Sie sämtliche Juden rausreden. Jawohl, Hauptschulfieder. Raus! Gli ebrei scendono tutti in strada! Stai bene? Ma perché abbiamo aspettato tanto? Dio! Dio, che gioia! Non riescono più a distruggerci! Guardatevi! Guardatevi! Non siete più vittime! Siete uomini! Thank you.
jorn, scheine kinderjorn. Via Holem läuft hier die vorbei. Nor ein Sach verbleibt tief in Sikorn. Unser Mames niegen bei Jubai. Heig und echt vermatert von dem Siegen, mit a Schmechel voll mit Reis und Mut, singt sie dem ewigen Liegen, wo's wagt die feinen Fleisch und euch in Blut. Am Mames Liegen gesungen weiter wie ei Luli Luli und nicht geworden. Das wird euch ewig verbleiben in mein Blut. Mein Mames Liegen gesungen mir zum Schluss. Abbiamo visite. Mica tanto facile trovarlo, il vostro palazzo. Ho guardato anche sulla guida telefonica, ma il vostro numero non c'era. Berson! Calma. Salve, Dole. Ben tornato a casa. Vodka. Dammi. Un pezzo di pane. Dammi. Il giornale di stamattina. Se cerchi le notizie del ghetto sono nell'ultima pagina. Comunicato dell'armata tedesca. Il quartiere ebraico di Varsavia non esiste più. Avrebbe dovuto vedere che sorpresa gli abbiamo fatto. Avrebbe dovuto sentirli gridare: gli ebrei sono armati. Per due settimane li abbiamo tenuti fermi, coi carri armati e tutto il resto. Dopo il tramonto non osavano mettere il naso nel ghetto, finché sono arrivati con l'artiglieria e ci hanno raso al suolo. Nessuno si è arreso. Devono asfissiarci per farci uscire da qui. Far saltare il bunker con la dinamite. Oh. Prendi. Bevi. A chi devo bere? Al bambino. A Israele. Mio fratello Davide.
secondo le ultime notizie che ho ricevuto, ha raggiunto Budapest. I miei amici mi dicono che si comporta come un adulto. Sono riuscito a ritrovare suo padre. Vive in una stalla dall'altra parte del fiume. Ha chiesto di noi? Parlava soprattutto di Alink. Alink? E anche Stefan. La sua uniforme da poliziotto non gli è servita. Menkes? Il primo giorno di battaglia. Ci siamo ridotti in pochi, Dolek. Come hai fatto ad arrivare fin qui? C'erano dei disordini in via Bonifratraska. I partigiani polacchi credo che tentavano una manovra diversiva. Bombe a mano che fioccavano da tutte le parti. Ho scavalcato il muro. Potremmo uscire da dove sei entrato. Quando sono entrato io, il quartiere era già tutto in fiamme. E al di là del muro c'è un soldato tedesco con una mitragliatrice ogni 50 metri. Ho sentito dire che si può uscire anche attraverso le fogne. Sbagli direzione una volta, puoi rimanere là sotto per sempre. Dobbiamo fare un giro per i bunker. Vedere chi è rimasto. Consolidare le nostre forze. Vengo con voi. No, no. Bastano due di noi. Ci vuole qualcuno a guardia del bunker. Chi è di turno? Io. Prendiamo le armi e le munizioni. Quante ne sono rimaste? Ne prendiamo la metà. Avevo l'intenzione di andarmene verso il nord, da un contadino che conosco, in un villaggio molto tranquillo. Ma ci sarebbe voluto del tempo, era una cosa complicata. Ogni tanto di sera andavo a guardare il fiume, la Vistola, calma e tranquilla, che scendeva verso il mare. E pensavo, guarda bene, è così che bisogna prendere la vita. E questa mattina ho deciso di mettermi in marcia verso il nord. Oggi deve essere festa. Le strade erano piene di gente che tornava dalla chiesa. Nel parco di Grasinski le giostre suonavano. E nel cielo ho visto una colonna di fumo. Il ghetto che bruciava. Camminavo e avevo l'impressione di non essere sopravvissuto. Ho sempre pensato che bastasse sopravvivere. Ma sopravvivere come? Sopravvivere con chi? Qui dentro tutti insieme, voi eravate vivi. Da fuori io solo mi sentivo morto. Ho continuato a camminare verso la colonna di fumo pensando a voi. Idiota. Stupido idiota. Che cosa stai facendo? Voltati, torna indietro. Finché sei in tempo. Ho voltato l'angolo di via Bonifratraska. Ho visto il muro. E ho capito che tornavo con voi. Oh, Dolek.
vogliamo continuare a resistere, abbiamo bisogno di rifornimenti, munizioni, medicine. Bisogna trovare il modo di uscire di qui, metterci in contatto con i partigiani polacchi. Tu che non volevi. Abbiamo incontrato un messaggero del quartiere dei fabbricanti di spazzole. Andava in giro a cercare di noi. Un messaggero? Oh, spunta! E allora, chi si aspettava? Il profeta Isaia? Ah, arrampicarsi, scendere, trascinarsi a pancia in giù. Ma guarda se è vita questa per un povero uomo ammalato. Come hai fatto? Mentre ci portavano al treno, ho avuto un terribile attacco, palpitazioni. Sono caduto a terra, finito. Il sergente mi ha guardato. Grazie a Dio io sembro un cadavere anche nei giorni buoni. Mi hanno lasciato là. E io mi sono alzato e sono andato a nascondermi. Ci ha detto che c'è un gruppo che si prepara a lasciare il bunker attraverso le fognature. Sì, c'è un polacco, un operaio che lavora nelle fogne, che è venuto per portarci fuori. Non c'è tempo da perdere. Partiranno da un momento all'altro. L'appuntamento dall'altra parte è in via Bonifratarska. Là ci saranno dei camion che li porteranno con i partigiani. Prendiamo solo le armi e l'acqua che ci è rimasta. Quanta strada dobbiamo fare all'aperto? Circa 30 metri. Andremo uno alla volta. Attraverseremo la strada 10 secondi uno dall'altro. Mordecai. Rachel. Qualcosa non va. Che cosa c'è? Tedeschi. Saranno le 10 mattina, vengono da questa parte. Ci hanno individuati. Tra un minuto saranno qui a cercare l'ingresso. Qualcosa! Fallo star zitto! Ma sto cercando! No, no, non riesco a respirare! Dov'è la mia fisarmonica? Cosa vuoi fare? Ad allontanarli. No, Dolek, non andare. Via libera. Possiamo provare. Devo aspettare, Dolek. Non c'è tempo. No, no, aspettiamolo per piacere. Aspettiamolo, tornerà. Torneranno anche i tedeschi. No, no, aspetta, aspettiamolo. Aspetta, aspetta, torna. Presto, Rachel. Torna, Dolek. Presto. Dolek, torna. Andiamo. No. Presto. No. Andiamo. Torna, Dolek. Vieni. Dolek. Presto. Dolek. Andiamo a andare. Dolek! Kinderjorn, schöne Kinderjorn, via Holem läuft ihr dich vorbei. Nur ein Sach verbleibt tief in Sikorn, unser Mames Nigen bei Jubai.
Teig und echt vermatert von dem Wiegen, mit a Schmechel voll mit Reist und Mut, singt sie dem ewigen Nigen, wo's wagt sich ein in Fleisch und euch in Blut. Am Mames Nigen gesungen bei der Wieg, ei Luli Luli und nicht geworden nicht. Das wird euch ewig verbleiben in mein Blut. Mein Mames Nigen gesungen mir zum Schluss. Das Leben ist vergangen mit die Lieder, Lieder, wo's vergessen sich geschwind. Singt der Schneider und es singt der Schmieder, alle Lieder trug da weg der Wind. Nur das Lied, wo's pflegt mein Mame singen, mich bezäubert wie ein Vogelchor. Heilig der Nigen tit klingen, und er geht ihr noch von dort zu dort. Am Mames Nigen gesingen bei der Wieg, ei Luli Luli, nicht geworden mit. Das wird euch ewig verbleiben in mein Blut. Mein Mames Nigen gesungen.